Riapro gli occhi. Ora ci vedo. Mi rialzo in piedi. Non sono più stesa sotto i piedi del mio padrone. Bella e fragile come una farfalla. Rinasco dalle mie ceneri, come una fenice. Allungando la mano livida e dolorante, stringo a me la vita. E piano ricomincio a volare. Io non sono più fragile come una farfalla. Da oggi sono una felice. Situazione perché la presidente è impegnata in un'altra sala. Niente, due parole. L'associazione, come ha detto, è nata nel 97 come associazione culturale, che anzi questa sala dovrebbe conoscere perché per parecchi anni abbiamo festeggiato l'8 marzo in questa sala. Niente, poi nel 2007 siamo diventati Onlus e ci hanno chiesto di aprire uno sportello di accoglienza perché delle altre colleghe di Lecco dicevano: ma tante donne della vostra zona vengono da noi, perché non aprite anche voi lo sportello? E così abbiamo fatto. Gli strumenti di supporto attivati sono un telefono sempre attivo 24 ore su 24, un sito internet con indirizzi e contatti, la nostra forza lavoro, siamo 22-23 volontarie che si alternano, inserite nell'attività operativa, dopo specifici corsi di formazione. Femminicidi a oggi, numeri impressionanti. In questi giorni tanto, tantissimo si è parlato della violenza sulle donne. Eventi, flash mob, articoli, interviste in televisione, tanti riflettori accesi e speriamo che tutto questo sensibilizzi oltremodo questa mattanza, perché altro non la possiamo chiamare, il nome è questo. E purtroppo questa è solo la punta dell'iceberg. Il femminicidio è il fine vita, è il momento più drammatico, ma i numeri, come avete potuto sentire, della violenza psicologica, economica, sessuale e fisica sono enormi. In Italia quest'anno più di 20.000 accessi ai centri. L'insegnamento di un buon maestro è non utilizzare mai le tecniche che si imparano per aggredire, bensì solo per difendersi. L'arte marziale in realtà insegna sicuramente l'umiltà, la dignità, ma soprattutto il rispetto verso gli altri. Solitamente un'aggressione avviene per paura, frustrazione, sentimenti di rabbia, e il marzialista impara a gestire le proprie emozioni, soprattutto impara a gestire la rabbia e l'aggressività, e quindi a controllarle. Riusciamo ad ottenere un buon coinvolgimento anche da parte di queste persone. Perché se è vero che l'uomo maltrattante molto spesso si identifica come la vera vittima, ve lo assicuro, di tutto quello che sta succedendo, perché il tratto comune di tutte le persone che agiscono violenza si può riassumere in una frase:
ovvero è lei che me l'ha fatto fare. E questo unisce tutti, non c'è provenienza culturale, stratificazione socio-economica, non c'è nulla che tenga, tutti sostengono che sia qualcuno che gliel'ha fatto fare. Tutti portano questo dolore che vivevano quotidianamente nella necessità di portare avanti la loro violenza. Ecco, il percorso che noi offriamo li porta di fronte a qualcosa di banale da dirvi, ma vi assicuro rivoluzionario nelle loro vite, ovvero alla responsabilizzazione. Noi organizziamo dei gruppi terapeutici, l'accesso avviene attraverso dei colloqui, uno o più colloqui. Io mi sento comunque uno sfigato, nel senso che mi sento una persona che non è capace di prendersi cura di sé. E questo è un aspetto molto importante, che anche questo contribuisce in effetti a farci avere molta leva e avere degli effetti positivi, perché a un certo punto questi uomini violenti iniziano ad avere una grandissima soddisfazione nell'essere autosufficienti, o comunque sia via via sempre più autosufficienti. E di solito, quando, siccome abbiamo modo un po', non tutti, ma insomma, perché abbiamo anche dei limiti di legge, però qualcuno lo seguiamo nel tempo, di verificare che non si creano più delle dinamiche patologiche che invece animavano le loro vite. In conclusione, vorrei dire che rispetto al nostro percorso, noi ci occupiamo di smantellare tutta una serie di razionalizzazioni, cioè delle balle che ci raccontiamo. Razionalizzazione è un meccanismo di difesa che abbiamo tutti, che serve a unire i puntini per dare un'immagine più o meno coerente o pensabile rispetto a quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo visto. Sostanzialmente però è una grossa forzatura, si appoggia a appunto stimoli culturali che possono autorizzarci a fare questo o quell'altro, ma insomma la cultura non ci spinge a fare. Devono fare uno specchio della situazione familiare in cui stanno vivendo tutti i componenti della problematica portata all'attenzione e alla decisione del magistrato. Fino ad ora, perché non è ancora entrata in vigore, speriamo che così sarà per il futuro, il giudice affida la sua decisione alle conclusioni che il famoso CTU, consulente tecnico d'ufficio, che a volte è supportato dai consulenti di parte, cioè l'avvocato ha il suo consulente, tutti e due, l'avvocato della mamma, l'avvocato del papà. Il giudice ha il suo consulente privato, che ha sicuramente dei mezzi e dei supporti economici, di servizi, può avvalersi della polizia giudiziaria o di altri meccanismi, ha sicuramente dei mezzi che sono più potenti, più rilevanti rispetto a quelli che hanno i consulenti. Went to dance looking for a man, so Barbara.
di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Però sicuramente ne usciremo. Abbracciamo le donne. Con un abbraccio si dà forza, si dà sicurezza, si dà affetto e si dà amore. E un abbraccio può distruggere quella corazza che questa donna giorno per giorno costruisce per proteggersi dal mostro che ha di fronte e per nascondersi.